Do subitissimo benvenuto a Carlo Amente, Istituto Bruno Leoni. Buongiorno Carlo, ben ritrovato sulle fonti. Stavo Buongiorno, buongiorno, grazie dell'invito. appunto citando questo report di Banca Italia, poi tra poco andremo ad analizzare nel dettaglio alcuni numeri a livello di occupazione, ovviamente tantissime altre problematiche che ecco, differiscono tra il sud e il nord del paese, anche il contributo, se vogliamo dire, a livello del PIL italiano. Però parto ovviamente con questo report. Innanzitutto, ecco, tu vedi un miglioramento grazie al PNRR nel futuro sotto questo punto di vista di divario tra nord e sud. Il tema del PNRR resta quello solito della spesa pubblica nei confronti del Sud. Non è vero di fatto che questo paese non abbia dato risorse al Sud, come spesso sentiamo dire da alcuni economisti che io definisco un po' neoborbonici, cioè quelli che dicono che quando c'erano i Borbone si stava meglio e che il Sud è stato affamato dal Regno d'Italia. Le risorse al Sud, come hanno dimostrato anche diversi ricercatori, sono arrivate nel corso degli anni. Il tema è quello di una classe dirigente che non riesce a spendere con efficienza. Il divario chiaramente si colma anche attraverso le risorse. È vero che negli ultimi anni, almeno negli ultimi 10 anni, soprattutto la spesa per investimenti al sud è stata molto bassa e chiaramente inferiore a quella del nord Italia, però non c'è dubbio che il recupero si potrà fare soltanto se i soldi del PNRR saranno spesi in maniera efficiente. Finora le classi dirigenti del sud su questo sono clamorosamente mancate, in particolare chiaramente le istituzioni pubbliche, ma non solo, parliamo anche delle imprese che spesso sono abituate a avere nicchie e rendite che non vogliono mollare e non aprirsi alla concorrenza. Allora, volevo appunto capire se ci sono esattamente le infrastrutture per approfittarsene ecco, di questi soldi, che diciamo che è una somma anche abbastanza importante. Sì, e il tema è certamente quello del rinnovo, soprattutto della pubblica amministrazione. Non dimentichiamo che l'impostazione del PNRR è molto spostata sul ruolo dello Stato e sul ruolo del soggetto pubblico. La parola impresa ricorre pochissime volte perché l'impostazione è quella di fondi pubblici che devono essere spesi dal pubblico in maniera efficiente attraverso quei processi di digitalizzazione e di efficientamento della pubblica amministrazione. Resta un tema che è legato anche alla ripresa economica. Poc'anzi giustamente sottolineavi come al sud la caduta del PIL sia stata rispetto al nord un po' inferiore durante la pandemia. Questo è perché spesso, diciamo, una grande percentuale degli occupati del sud sta nelle pubbliche amministrazioni. L'invecchiamento progressivo dei dipendenti della pubblica amministrazione li rende spesso meno competenti rispetto a delle sfide nuove. E questo è un tema che attualmente questo governo sta cercando di risolvere attraverso l'assunzione di tecnici specializzati proprio per il PNRR. È la grande sfida quella di riuscire a spendere bene questi soldi, perché è chiaro che non soltanto serviranno per fare investimenti, ma questi investimenti, se fatti bene in poco tempo, dovrebbero assicurare una crescita che vada oltre quella del breve periodo legato alla spesa pubblica. No, assolutamente, questo punto era molto interessante. Vorrei citarti un altro report di Confcommercio, in questo caso giusto per capire quale invece è il tuo parere sotto questo punto di vista. Tra il 1995 e il 2020 il peso percentuale della ricchezza prodotta da quest'area, stiamo parlando ovviamente del sud, sul totale Italia è passato da poco più del 24% al 22%, e cioè in diminuzione invece ovviamente ad aumentare, mentre il PIL pro capite è sempre rimasto intorno alla metà di quello del nord. Nel appunto 2020 l'impatto della crisi da Covid-19 al sud è stato più contenuto rispetto alle altre aree del paese. E qua invece questa appunto sorpresa che tu ci hai spiegato molto bene. Volevo capire, a livello di PIL, a tuo avviso, ecco, il sud dovrebbe essere un contributor più importante? Quali sono, diciamo, ecco, la maggior parte dei soldi, da dove arrivano? Dal turismo? Vengono usati bene, si usa al massimo il turismo o meno? Guarda, il turismo resta comunque un contributore importante per il Sud Italia, ma resta nell'economia complessiva di un paese
è sempre legato al terziario, ai servizi, e resta un elemento che non può portare chissà quale ricchezza. Quando qualcuno dice il turismo è il nostro petrolio, parlando del Sud Italia, credo che ci condanni di fatto all'incapacità di riuscire a crescere abbastanza. Io non credo, devo dirti, che ci sia una ricetta o una bacchetta magica. Non credo alla vocazione dei territori. Gli individui si trovano sui territori, ognuno di noi ha una propria vocazione, quindi credo che quello che dovrebbe fare il soggetto pubblico è proprio riuscire a preparare un campo di gioco che sia un campo da gioco dove i migliori possono venire a giocare. In questo senso, secondo me, il Sud gioca tutto. È chiaro che oggi la possibilità che ci sia un'industria pesante, una manifattura di un certo tipo, è molto più difficile, però date certezza in termini di infrastrutture, di norme, dando la possibilità di investire senza che di fronte al capriccio del sovrano, a volte regionale, a volte nazionale, questi investimenti possano essere persi per qualche norma che non va bene, credo che sia la ricetta per fare sviluppare il Sud, qualunque sia la vocazione degli individui che stanno qui e lavorano o che verranno qui a lavorare. Quindi, solo per capirci, il turismo, che è risorsa fondamentale, è ben sfruttata o meno? Cioè, si può migliorare sotto questo punto di vista? Si può certamente migliorare, perché c'è il tema delle infrastrutture, perché è chiaro che il turismo è un servizio, un settore nel quale fondamentalmente le persone si spostano e in cui il tempo diventa una risorsa scarsa fondamentale. Chi di noi viaggia sa che ha il tempo contato e lo spostamento lo consideriamo tutti un tempo perso rispetto alla vicenda turistica. Io faccio esempio. Mia regione, la parte orientale e la parte occidentale sono considerate di fatto due mete turistiche diverse, non solo per l'estensione, ma purtroppo anche per i tempi troppo lunghi di attraversamento. Quindi il tema infrastrutturale diventa cruciale anche per il turismo. Dal punto di vista delle strutture alberghiere, per esempio, c'è stato un fortissimo recupero e c'è certamente oggi, rispetto a 10 anni fa, le strutture turistiche sono adeguate. Resta in generale, ma questo è un problema un po' italiano, un rapporto prezzo-qualità non particolarmente attrattivo per gli stranieri, però questo ha come contraltare quello che può portare un tipo di turismo con minore impatto, cioè quello delle persone più ricche che hanno possibilità di spendere. Ma certamente il tema infrastrutturale resta un tema cruciale anche per il turismo, e scusami, aggiungo anche il tema delle città e dei servizi delle città. Troppo spesso le città del sud sono amministrate male, questo significa servizi locali come la raccolta dei rifiuti che non funzionano. Questo è un peso non soltanto per chi vive in questi posti, ma anche per i turisti che fruiscono di luoghi che non sono accoglienti. A livello invece di economia circolare, noi sulle fonti ovviamente abbiamo fatto tanti approfondimenti sulla sostenibilità, che insomma fa parte del mondo degli investimenti, parte integrante ormai, cioè non è una novità, anche se a volte mancano norme ben precise appunto per capire quale società sia ecosostenibile e quale meno appunto. Però volevo capire anche a livello di economia circolare, a tuo avviso che valutazione potresti dare del Sud, ma anche se vogliamo dire al nord. Guarda, certamente al sud da questo punto di vista manca, a mio avviso, il tema proprio della maturità di un capitalismo che riesce a raggiungere questo tipo di sofisticazione, perché chiaramente queste politiche a cui tu fai riferimento presuppongono un consumatore che è attento a questi aspetti, un investitore che è attento a questi aspetti e quindi un'impresa che di conseguenza è incentivata a seguire questi aspetti. Se noi teniamo in considerazione che qualsiasi indicatore, per esempio facevamo l'esempio dei rifiuti, nella regione in cui io vivo la maggior parte dei rifiuti vengono spesso addirittura portati altrove con un aggravio del costo per i contribuenti. Non c'è la possibilità di sviluppare l'economia circolare se il sistema in cui l'economia circolare si deve sviluppare non ha né le competenze né le sensibilità. Da questo punto di vista io credo davvero che il tema resti quello che dicevi tu relato agli investitori, e cioè a un mercato finanziario inteso in senso lato, cioè non soltanto quello degli intermediari ma anche quello degli investitori individuali, che appunto attratto in un territorio poi porta quello che tu dicevi, cioè dei valori a cui bisogna adeguarsi se si vuole avere la possibilità di essere scelti come investimenti.
Ecco, vorrei introdurre, ovviamente dopo aver chiuso il capitolo di economia regionale, vorrei introdurre un altro argomento estremamente interessante, molto discusso, molto polemizzato, se vogliamo dirla così, ovvero il reddito di cittadinanza. Ovvio che nel corso delle nostre dirette noi abbiamo riportato, ecco, tutti i nuovi dettagli, se vogliamo dirli così, perché è stato confermato, ma con delle modifiche, a mio avviso, anche importanti, giusto per cercare ovviamente di reinserire le persone sul mercato del lavoro, cercare di ecco, diminuire le frode, perché anche sulle fonti proprio ne abbiamo citate tante di quelle che evidentemente sembrano effettivamente una barzelletta. E poi è indubbio il fatto che sono quasi 9 miliardi dedicati alla riconferma appunto di reddito di cittadinanza e circa 1.370.000 famiglie che ne potranno usufruire nel appunto 2021-2022. Volevo capire innanzitutto, prima di entrare nel dettaglio, il tuo parere sulla, ecco, la conferma appunto di questo ammortizzatore, come viene chiamato. Il tema di un ammortizzatore, diciamo, sociale, di un sussidio unico, universale, è un tema chiaramente importante. Dovrebbe avere come presupposto quello della riorganizzazione più generale del welfare, cioè noi abbiamo introdotto un meccanismo che certamente aiuta le persone che si trovano in una fascia e in un momento particolarmente difficile da un punto di vista economico e lavorativo, però in realtà lo abbiamo fatto aggiungendo la strumenti come la cassa integrazione che ha mantenuto tutte le sue caratteristiche. Io credo che un po' da questo punto di vista bisognerebbe cercare di capirsi, cioè io sono convinto che l'impostazione di cittadinanza sia un'impostazione giusta, cioè aiutare l'individuo che è in difficoltà e le risorse si dovrebbero poter recuperare anche da altri interventi. Ho fatto esempio la cassa integrazione che invece hanno una filosofia un po' diversa, cioè quella di preservare il posto di lavoro in attesa che l'azienda si riprenda. Io credo che da questo punto di vista, invece, un reddito di cittadinanza, un sussidio universale che aiuta il lavoratore che perde il posto di lavoro, aiuta una più efficiente allocazione delle risorse, ma dovremmo fare fuori un sistema come la cassa integrazione. Quindi noi abbiamo aggiunto in qualche modo un qualcosa che ha una logica. Ha una logica che però ha un problema fondamentale, che è quello di riuscire a calibrare bene l'aiuto con l'incentivo a continuare a cercare lavoro. Nella sua famosa formulazione di quello strumento che Milton Friedman chiamò The Negative Income Tax, quindi la tassa sul reddito negativa, proprio l'idea che sotto una certa soglia si riceva un contributo, ma che poi lavorando si continui a ricevere una parte minore di questo contributo, in modo che la parte di lavoro si aggiunga fino a quando non si raggiunge reddito a lavoro tale da abbandonare il contributo, mirava proprio a fare in modo che ci fosse un incentivo a lavorare. Credo che questo non ci sia molto con il reddito di cittadinanza, non solo per i controlli a cui tu ti riferivi, ma anche per la misura complessiva, e c'è certamente un tema che oggi il governo ha provato ad affrontare con alcune modifiche. Quindi il problema non è il reddito di cittadinanza, secondo me il problema è che in questo paese spesso si continua ad andare avanti un po' con interventi spot per compartimenti stagni. Bisognerebbe affrontare il tema del welfare in maniera più complessiva. No, infatti, fra le altre cose, volevo sottolineare appunto per chi ci segue che addirittura le famiglie che andranno ad usufruire del reddito di cittadinanza sono aumentate nel 2021, sono passate da 1,23 milioni ad 1,37 milioni che ne usufruiranno appunto dopo la conferma di questo ammortizzatore sociale, appunto. E poi ovviamente ci sono anche altre novità, per esempio l'obbligo della partecipazione periodica ad attività e colloqui in presenza almeno una volta al mese. Per un'assenza ingiustificata si perde invece il sussidio. Poi ci sono tantissime altre novità, ma volevo capire in grandi linee se a tuo avviso è con l'introduzione di queste nuove novità per cercare di rendere questa povertà non una condizione continua, cioè infinita, cioè per sempre, ma invece temporanea, sono stati sufficienti i cambiamenti? Allora, se effettivamente è come dire, un programma di cui tantissime persone in difficoltà possono usufruire, perché tutte queste polemiche? Ma credo che le polemiche siano legate proprio al fatto che si percepisce, anche se in realtà i dati, da quello che io ho potuto vedere, non sono chiarissimi, nel senso che, come sempre in questo paese, non c'è grande trasparenza sui dati, per cui non riusciamo ad avere un controllo puntuale di quante persone che sono con il reddito di cittadinanza hanno rifiutato il lavoro. Sarebbe questo invece un richiamo importante per capire se la norma funziona o meno. Io credo che le misure che ci sono state messe in campo
siano in qualche modo non sufficienti, ma per un motivo fondamentale: sono molto farraginose, cioè come sempre noi riusciamo a fare delle norme che hanno in principio delle buone intenzioni, ma che poi si scontrano con una difficoltà alla pubblica amministrazione a riuscire a farle funzionare. Quindi diciamo le caratteristiche del lavoro che si può rifiutare, non si può rifiutare, poi spesso si scontrano con una realtà nella quale chi percepisce il reddito di cittadinanza si ritrova a vivere una realtà un po' diversa. Ci sono due elementi a mio avviso che potrebbero cambiare in qualche modo, e uno è certamente la rinuncia a tassare in qualche modo l'aliquota, diciamo il 100%, cioè a tassare in qualche modo il reddito di cittadinanza in modo da far sì che poi lavorare possa convenire un po' di più, cosa che invece all'inizio c'era, abbassando l'aliquota, diciamo la parte non imponibile all'80%, adesso è scomparsa. E certamente poi un altro elemento resta quello di andare a capire meglio se effettivamente il reddito di cittadinanza va alle persone più povere. Un tempo fa sulla voce.info una microsimulazione fatta su dati IMSS dimostrava che in realtà buona parte dei poveri non riceve il reddito di cittadinanza. Ecco, da questo punto di vista una maggiore disclosure sui dati, una maggiore trasparenza ci potrebbe fare capire meglio cosa va bene e cosa non va mai, una misura che probabilmente così com'è potrebbe tranquillamente essere cancellata, ma che oggettivamente ci bisognerebbe impegnarsi di più per migliorare. Ultimissima domanda, che invece ovviamente riguarda le pressioni inflazionistiche al rialzo. Oggi abbiamo visto comunque un 4,1% della zona euro, in Italia abbiamo visto qualche giorno fa i numeri che sono anche in linea con le stime, per carità, però ecco, decisamente alti, soprattutto su base annuale, e sappiamo anche benissimo che l'inflazione va a colpire spesso quando ovviamente non c'è un'indicizzazione degli stipendi, come spesso accade in Italia, soprattutto non lo so, per le partite IVA, per i freelance, insomma, non c'è ecco questo aumento degli stipendi. Volevo capire appunto qual è il tuo parere sul discorso della transitorietà e se avrebbe dovuto esserci qualche azione già sotto questo punto di vista da parte delle banche centrali, o invece diciamo che il rialzo dell'inflazione indica anche un'economia più sana e in crescita soprattutto. Ma guarda, io credo che i motivi fondamentali per cui in questo momento noi assistiamo all'inflazione siano chiaramente motivi abbastanza specifici che non sembrano strutturali, cioè abbiamo un tema di catene del valore della produzione che sono chiaramente inceppate e con problemi legati alla pandemia, il tema dell'energia che chiaramente ha un aumento che è ben lontano dall'essere solamente strutturale. Diciamo che parte di questa inflazione probabilmente potrà restare, ma sembrerebbe che buona parte dovrebbe andare via. La realtà però è che tutto questo, cioè la possibilità di andare via, la possibilità di restare, si basa moltissimo sulle aspettative degli individui, e da questo punto di vista il ruolo della banca centrale e il ruolo della politica fiscale è fondamentale. A me sembra che si stia un po' sottovalutando quel fenomeno che è tipico dell'inflazione, cioè l'isteresi, il fatto che l'inflazione poi quando sale tende a salire con una certa velocità, e si sta in qualche modo intervenendo, almeno in termini di segnali, un po' in ritardo. Le aspettative sono fondamentali. Noi oggi mi sembra di vedere che le aspettative di tutti siano che la politica fiscale resta accomodante e che la politica monetaria resta accomodante. Se così è, cari signori, ci si dice, è probabile che continueremo a spendere con una certa facilità. Ecco, da questo punto di vista credo che forse un ragionamento su quello che può accadere, perché il rischio poi di non riuscire a recuperare con gli strumenti ordinari l'aumento dell'inflazione c'è. A oggi resta certamente un'inflazione ancora a livello tollerabile, e tanto è vero che di fatto le imprese riescono con una certa facilità a passare l'aumento dei prezzi integralmente o quasi ai consumatori, che a loro volta, avendo avuto la pandemia, hanno grande liquidità, spesso hanno speso meno e quindi hanno anche riserve di denaro. Però tutto questo può davvero accelerare in poco tempo e potremmo non essere più in grado di intervenire se non in maniera dolorosa. Ecco, no, assolutamente sì, in particolar modo negli Stati Uniti, sai, quando diciamo gli elettori vengono colpiti, o meglio le loro tasche, si cambia anche il presidente, si cambia anche il Parlamento in questo caso, anche se questa regola, diciamocelo, non vale proprio sempre per la politica italiana. Cioè non credo che sia l'andamento dell'economia uno dei criteri per cui venne eletto il Parlamento.
No, di solito il Parlamento italiano non ha grande attenzione all'economia, ma in generale, diciamo, le persone da questo punto di vista, no, c'è il famoso detto piove, governo ladro, quindi diciamo la sfiducia degli italiani nei confronti di chi le governa è tale che poi alla fine paradossalmente non gli attribuiscono grande potere di cambiare le cose. Però sicuramente non c'è dubbio che noi lo abbiamo dimenticato, perché ripeto, chi ha la nostra età come noi non ricorda, io lo ricordo, ma non vivevo a casa senza problemi, quindi diciamo non avevo il tema dell'inflazione, però c'era un'inflazione a due cifre. Ecco, l'inflazione a due cifre è certamente qualcosa che desta preoccupazione, che quindi può portare sicuramente anche dei problemi sociali gravi. Resta l'impressione, questa è l'impressione, però devo dire che a me un po' fa un po' paura, di una sempre minore indipendenza, quindi sempre minore indipendenza della banca centrale, delle banche centrali dalla politica. Cioè questi ragionamenti sono ragionamenti che la politica deve fare, quindi con una politica fiscale adeguata, mi sembra siano entrati nelle stanze delle banche centrali. Ecco, io credo che le banche centrali dovrebbero in qualche modo tornare di più a occuparsi meno del tema politico e di più del tema tecnico. Assolutamente sì, specie dall'inizio della pandemia questa dipendenza, diciamo, è aumentata ancora di più. Grazie mille a Carlo Amenti, Istituto Bruno Leoni, professore Università di Palermo, grazie ancora, buon lavoro, alla prossima occasione. Grazie, buon lavoro.